Cari amici e cari amiche di Total Photoshop, ben trovati in questa nuova puntata della nostra Tutorial TV. Io sono la Cri e anche quest'oggi siamo in compagnia del buon Photoshop. Quest'oggi parliamo di metodi di fusione. Apro una piccola parentesi. Tutti i metodi di fusione sono ben approfonditi in un videocorso che trovate tranquillamente nello store di Total Photoshop. Ma oggi andiamo ad intervenire su una fotografia grazie a un metodo di fusione e ne parliamo anche in maniera generale, in modo da capire come funziona. Ecco la fotografia in questione, il volo di un gabbiano. Splendido scatto, ma un po' scuretto. Ecco perché io vorrei, con un semplice clic, dare un pochino più di luce, di luminosità a questa immagine, senza però andare ad interferire o a evidenziare quello che può essere il rumore, la grana dell'immagine stessa. Come faccio? Beh, prima di tutto duplico semplicemente il mio livello di sfondo, quindi seleziono e scorciatoia da tastiera Command J o Control J se lavoriamo su un PC. Rivolgo la mia attenzione immediatamente sui metodi di fusione che trovo qui nel pannello dei livelli. Ovviamente al momento è un metodo normale, quindi il mio livello superiore copre esattamente il livello sottostante, ma vado a scegliere un metodo di fusione che lavora sulla luce. I metodi di fusione sono divisi all'interno di questo menu a comparsa già sulla base di quello che del ragionamento che fanno nei confronti della nostra immagine. Apriamo una piccola parentesi così di specifica. I metodi di fusione permettono ai nostri livelli soprastanti di interagire con i livelli sottostanti. In pratica ragionano sulla fusione dei pixel, quindi abbiamo metodi di fusione che si preoccupano di scurire analizzando i pixel del livello sopra rispetto a quello del livello sotto, o perché no si preoccupano di schiarire o ancora di contrastare o ancora di creare degli effetti molto particolari. Quello che interessa fare noi oggi è sicuramente andare a schiarire. Vedete che sono divisi in comparti, no? Il primo inizia con la voce scurisce, infatti questo primo compartimento si preoccupa di scurire il risultato. La seconda voce, il secondo scompartimento inizia con schiarisci, ecco qui quindi il gruppo di metodi di fusione che si occupa di schiarire il risultato. Poi quello che inizia con sovrapponi è uno scompartimento dedicato al contrasto, quindi andranno a scurirsi le zone di ombra e a schiarirsi quelle di luce. Sto generalizzando, però in realtà quello che otterremo come risultato sarà un'immagine molto più contrastata. Ecco poi invece i gruppi di metodi di fusione che intervengono sugli effetti speciali e sul colore dell'immagine. La nostra attenzione sarà esclusivamente rivolta allo scompartimento che si occupa di schiarire e nello specifico quello che sceglieremo noi sarà il metodo di fusione scolora. Notate la disposizione, il metodo di fusione scolora agisce nella maniera inversa del metodo di fusione moltiplica. Quindi il metodo di fusione scolora analizza i pixel del livello soprastante e li moltiplica per l'inverso dei pixel del livello sottostante, mentre il moltiplica raggiunge un risultato che va a scurire appunto l'immagine definitiva, ecco che scolora raggiunge un risultato che va a schiarire l'immagine definitiva. Quindi in sostanza i pixel neri non agiscono sul nostro risultato, ma emergono quelli chiari. Con un semplice clic, voilà! Ecco che la nostra immagine si illumina. Avete visto quante parole per dare solo un tocco di luce alla nostra immagine e con quale rapidità abbiamo raggiunto un risultato di uno o anche due stop aperti del nostro scatto semplicemente con un metodo di fusione. Quindi i pixel di ombra rimangono tali e i pixel di luce vanno ad aprirsi. Ecco il risultato ottenuto. Questo metodo di fusione è sicuramente molto utile, io lo trovo molto utile, nel momento in cui voglio agire sulla mia immagine magari con un effetto speciale. Ho riempito questo livello di nero, vado ora nel menu filtro, vado a inserire un riflesso obiettivo,
Mi posiziono qui, abbasso un po' la luminosità, do un bel ok ed ecco che ho un bellissimo fascio di luce su questo livello. Grazie al metodo di fusione scolora vedrò sparire tutti i pixel neri del mio livello e invece rimangono i miei bei pixel di luce. Ecco come poter posizionare questo riflesso dove mi pare e mi piace, anche attribuendo magari delle trasformazioni e delle modifiche senza dover riproporre il filtro, l'effetto, cercando di posizionarlo nella maniera più corretta all'interno della mia immagine. Insomma, in questi pochi tocchi abbiamo visto come attraverso un unico metodo di fusione abbiamo donato un po' più di luce realistica, ovviamente, alla nostra immagine, perché no, anche un raggio di sole un pochino più mistico. Non mi resta ora che salutarvi, che ringraziarvi dell'attenzione, ricordarvi di iscrivervi gratuitamente alla nostra newsletter e di comunicare con noi attraverso i social network. Tutti i click li trovate qua sotto. Ciao a tutti e alla prossima dalla CRI!